Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanella degli avvisi. In più, per chiunque volesse un contatto diretto con me, in descrizione trovate il link al mio server Discord. Detto questo, finalmente è uscito il primo DLC, in più è quello dedicato alle arene. Sì, lo so, al 90% di voi del multiplayer non frega assolutamente niente, ma ai giocatori come me che vengono dai Dark Souls e quindi abituati a Dark Souls 3, dove era già presente una modalità arena ben strutturata, questo DLC è veramente un'ottima cosa, per il semplice motivo che finalmente si potrà duellare in un luogo chiuso che non permette agli avversari di scappare, ma soprattutto non gli permette di curarsi, perché le ampolle saranno completamente disattivate. L'unico modo che avrete per recuperare vita è tramite quelle che sono le abilità del gioco, stregonerie, incantesimi e cenere di guerra. Detto questo, quello che andremo a vedere oggi è dove sono situate le tre arene, come arrivarci e come impostare i duelli, perché ci sono un sacco di dinamiche e di categorie da selezionare e magari non tutti i giocatori riescono a trovarsi. Questo lo faccio per, diciamo, facilitare la vostra esperienza in questo specifico DLC e soprattutto nel multiplayer, se volete approcciarvici per la prima volta. Detto questo, direi che possiamo andare a esplorare tutto quello che è questo nuovo DLC. Bene, ci troviamo a Sepolcride, siamo vicino al castello di Godric, più o meno. Siamo in questo punto di grazia qui, il castello è qua e in questa strada, quella che passa per questo, diciamo, incrocio, normalmente il giocatore ci passa per forza per quella che è la trama. Se procedete per questa strada, arriverete a questo punto di grazia. Allargo un po' la mappa per farvi vedere. Qui in alto, dove adesso è apparsa questa costruzione segnata sulla mappa, c'è l'arena. Voi da qui dovrete semplicemente procedere e arrivare fino ad essa. Attenzione, perché davanti ci sarà un invasore, per cui dovrete sconfiggerlo per poter accedere ad essa. Questa è l'arena che, se non sbaglio, vi attiva la modalità a squadre e quella tutti contro tutti, perché ve lo dico subito, ogni arena attiverà qualcosa di diverso. Poi, una volta che l'avrete attivate tutte e tre, le varie dinamiche che le contraddistinguono semplicemente si uniranno, quindi potrete farle tutte senza problemi. Voi arrivate qua, aprite la porta e entrate. Qui semplicemente dovrete interagire con questo altare che vi farà attivare la modalità di gioco di questa arena. Adesso, come vedete, in alto ce le attive tutte e tre, però a voi se ne attiverà solo una, perché comunque dovete sbloccarle e visitarle tutte e tre, se no non saranno attive. Bene, direi che possiamo andare a vedere la seconda, questa è stata abbastanza facile. Ok, come potete vedere, ci troviamo all'interno della capitale, al punto di grazia, davanti alla coppia della tavola rotonda. Molto semplicemente, voi da questo punto di grazia camminerete su questa strada fino ad arrivare all'arena, perché letteralmente parlando è qui di fianco. Come vedete, io l'ho già scoperta, adesso andiamo a vedere la strada precisa. Voi semplicemente scendete giù di qui e seguite la strada. Questa, diciamo che è praticamente più corta dell'altra. L'unica cosa, fate attenzione a non far attivare qua il gargoyle, se no saranno problemi. Gli passate dietro, avanzate, passate sotto questa radice dell'albero e avanzate. Attenzione, perché in questa salita ci saranno due nemici abbastanza forti da sconfiggere. Ecco, là ce n'è uno, adesso lo eliminiamo abbastanza in fretta. Fate attenzione perché questi all'inizio del gioco sono due boss, perché ci sarà questo e un altro, quindi potrebbero darvi dei problemi. Però, come vedete, tutto sommato, se avete attacchi a distanza non dovrebbero essere così fastidiosi. Questo è uno, ecco l'altro. Perfetto. Li eliminate. Arrivate qui, aprite la porta
Entrate anche qua, interagite con l'altare e questa è l'arena che vi sblocca i duelli uno contro uno, quindi quelli che verranno utilizzati di più all'interno di questa modalità. Vi voglio dare un consiglio: se non volete combattere i due mostri e siete abbastanza veloci o avete come me un'arma con il passo del limiere, li schivate. Arrivate fin davanti alla porta e attivate velocemente il comando apri. Come tutti i Souls, questo gioco, mentre aprite le porte, siete invincibili. E una volta che si saranno aperte, rotolate dentro e i nemici non potranno superare quella linea, per cui non ci saranno problemi. Potrete attivare l'altare e andarvene col viaggio rapido. Quindi nessun problema. E adesso direi che possiamo passare all'ultima arena, quella più lunga e difficile da trovare, ma ve lo dico subito. Tecnicamente parlando, è quella che vi dà le modalità meno utilizzate, secondo me, perché è molto semplice: vi sblocca la possibilità di utilizzare le ceneri, ovvero gli spiriti, all'interno dei duelli, cosa secondo me estremamente rotta e poco utile, perché ho già fatto qualche prova e se potenziati come si deve, il Mimic e l'assassino dei neri coltelli contro gli altri giocatori sono qualcosa di illegale. Detto questo, direi che possiamo andare a vedere dove è situata la terza arena. Bene, come potete vedere, mi trovo a Caelid, per essere più precisi, in questo punto qui della mappa. Da qua raggiungere l'arena sarà abbastanza facile, dovete solo seguire questa strada e arrivare fin qua. L'arena si trova leggermente più a nord. Il punto qual è? Questo specifico luogo è raggiungibile solo e esclusivamente facendo un giro lunghissimo tramite un'altra mappa. Allora, adesso io ve lo spiegherò a voce, però in descrizione vi metterò il link a un video dove ho fatto vedere passo passo su come arrivare in quella zona, mostrandolo in maniera che tutti i giocatori nuovi possano comunque ritrovarsi senza troppi problemi. Voi dovete venire qui a Sepolcrede, in questa zona, e attivare questa struttura che è un ascensore. Essa vi porterà all'interno della città eterna. Adesso appena trovo la mappa, eccola qui. Arriverete esattamente in questo punto di grazia qui. Voi cosa dovrete fare? Proseguire, attivare questo punto di grazia, avanzare di qua, attivare questo punto di grazia, arrivare fino qui in fondo. Come vedete, di fianco c'è il mio puntino, perché comunque io a livello teorico sono in superficie, ma sono esattamente lì di fianco. Qui ci sarà un ascensore da attivare con due chiavi di pietra. Lo attivate e ci salite. Una volta arrivati in cima, uscirete da questa struttura qui. Attivate questo punto di grazia e semplicemente vi ritroverete qui. Da questo punto voi prendete torrente e seguite la strada. Attenzione perché ci sono, a parte questi bagagli qua, che sono letteralmente delle mine, quindi saltateli e scappate, ma poi ci saranno due golem che vi lanciano addosso delle frecce incantate con la magia. Quindi fate attenzione, cercate di schivarli e ignorateli. Cioè io li ho già uccisi talmente tante di quelle volte che non mi interessa rifarlo, anche perché riappaiono, quindi anche se li ammazzate, ci saranno di nuovo se ripassate da questa zona. Sappiate una cosa, li dovete uccidere solo una volta in teoria, perché una volta attivata l'arena non dovrete più tornarci. Aspettate che vi tirino le frecce. Andate avanti. Si vede che ci sono passato un po' di volte in questa zona. Olè. Mi stavo bloccando su un albero. Cerchiamo di avere sempre alle spalle oggetti che possono fermare i loro dardi. Qua c'è la gigantesca giara che vi fa ottenere uno degli amuleti per le build tank, quello degli oggetti che gli aumenta il carico massimo per gli oggetti. Qua ci sono le mie rune, che non mi ricordo come mai. Entrate qui dentro e semplicemente attivate l'arena di Caelid. Anche qui interagite con l'altare. Qua, come vedete, l'unica cosa che effettivamente verrà attivata è questa opzione, quella che fa in modo che voi possiate evocare le ceneri all'interno dei combattimenti. Adesso, detto tutto ciò, voi a questo punto avrete attivato tutte e tre le arene. Il modo per interagire contemporaneamente con tutto quello che è il DLC è molto semplice.
andate alla tavola rotonda, adesso sarà apparsa una effigie, esattamente come la statua che abbiamo davanti, in cui potrete semplicemente avvicinarvi, interagire e vi darà tutte le possibilità di quelle legate a tutte e tre le arene, ma direi che possiamo direttamente andare a vederlo. Ok, come potete vedere mi trovo nella tavola rotonda, esattamente nel punto in cui si appare quando vi teletrasportate in questo luogo. Da qui semplicemente vi spostate verso il camino perché, come potete vedere, è stata collocata qua un'effigie, ci interagite e vi aprirà il menu totale di tutte e tre le arene. Come vedete in fondo potete scegliere non solo una, ma tutte e tre, in maniera da poter andare e attivare tutte quelle che sono le modalità che avete sbloccato andando a visitare quei luoghi. Vi do un consiglio, soprattutto per i giocatori nuovi: disattivate la voce degli spiriti. Voi non vi rendete conto di quanto siano rotti gli spiriti evocati da giocatori come me, che ce li hanno a livello 10 e possono potenziarli con magari incantesimi o stregonerie che vanno ad aumentare la loro forza. Vi posso assicurare che trovarvi contro l'assassino dei neri coltelli più 10 appena inizia il duello è veramente veramente fastidioso. Ma invece che dirvelo e basta, perché non farvelo vedere? Ah, voglio dire una cosa e puntualizzare questo piccolo punto, perché sono sicuro che qualche giocatore, dopo che avrò detto questo, mi odierà. Esattamente come facevo in Dark Souls 3, questo non è un duello cortese, non vengo evocato né invaso. Io entro nell'arena, il gioco dice pronti, via. Da quel momento il duello è partito. Se la mia build prevede che mi potenzi, lo faccio. Se non lo prevede, io attacco. Non mi interessa se il mio avversario si deve potenziare o meno. Qui si vede la differenza tra come vengono gestite le varie build. Semplice, veloce e indolore per me. Per gli avversari, mica tanto. Detto questo, ci vediamo nell'arena per farci 4 risate. Allora, come potete vedere, mi trovo ancora qui. Vi volevo far vedere le tempistiche del gioco per la selezione del matchmaking, quindi attiverò il duello e vedremo quanto effettivamente il gioco ci mette a farlo partire. Piccoli consigli. Allora, come potete vedere, mi sono tolto il balsamo, ho messo l'assassino dei miei coltelli e ho massimizzato le pozioni per i punti azione. Adesso quello che succederà sarà semplice: verrò evocato, apparirò nell'arena, la prima cosa che farò sarà attivare l'assassino dei neri coltelli. Il mio avversario non se lo aspetta e soprattutto non si aspetta una cenere di guerra così potente, dovrò vedersela con lei fin dal minuto zero. Io semplicemente attiverò terra magica e inizierò a fare le mie magie. Vedrete che il duello durerà pochi secondi. È giusto? È sbagliato? È molto divertente. L'unica cosa è che secondo me i giocatori che vanno in duello con l'attivazione degli spiriti, secondo me, non sanno a cosa vanno incontro e lo fanno in maniera errata, perché ho già incontrato un sacco di giocatori con cenere di guerra debolissime. Adesso, quando attiverò il matchmaking, non potrò parlare perché il microfono verrà disattivato, è una opzione di gioco purtroppo e non posso cambiarla in nessun modo. Appena potrò riattivarlo, tornerò a parlare, ma come vedrete ci vorranno massimo 10 secondi, non di più. Eccomi. In realtà ci ha messo meno di 10 secondi, secondo me ce ne ha messi sino a 5 ad attivare il matchmaking, perché purtroppo il gioco deve aspettare di attivarlo. Eccoci qua, guardate. Oh, avversario. Toh, tienti l'assassino dei neri coltelli. Sì, sì, tranquillo, ci penso lui adesso a te. Io intanto mi curo, mi potenzio, mi avvicino. Morto. Sono stato onesto? Giusto? Non mi interessa. Questi per me sono i duelli, si inizia e si combatte, punto. Bisogna trovare il modo di vincere in maniera efficiente. A parte che questo sarà il primo e ultimo duello che mi vedrete fare con uno spirito, perché sinceramente parlando penso che siano inutili e troppo forti. Secondo me dovrebbero fare in modo di gestirla un po' meglio, perché c'è troppa differenza di potenza. Uno prima mi ha evocato la tenna contro l'arciera che spara la raffica di frecce,
e devo essere sincero, i suoi danni praticamente sono nulli. L'assassino dei neri coltelli a livello massimo con un singolo fendente della sua cenere di guerra, quindi quella di energia che vi toglie la vita è buono di shortarvi. Questo non sembra, ma va a intaccare drasticamente l'utilizzo degli spiriti. Adesso l'unica cosa che mi chiedo e che mi rende un pochino perplesso è: ma le build tipo la mia, quella del tank immortale o quella con la spada blasfema, che utilizza il mimic che va a recuperare vita ogni volta che attiva la cenere di guerra, è un tank e la spamma sull'avversario, e io stesso che recupero vita con tale arma e posso sfruttare gli incantesimi di fuoco, come avrà impatto su questo tipo di PvP? Beh, ve lo dico senza farvelo vedere, l'ho già provato ed è qualcosa di devastante, quindi il mio consiglio, come già detto, è no, evitate gli spiriti, ma sempre e comunque. L'unica, ripeto, cosa veramente vantaggiosa di questa modalità è che voi finalmente potrete sfruttare tutto quello che vi offre il gioco senza dover preoccuparvi delle cure, perché l'unica cosa rimasta per farlo saranno le abilità delle armi e degli incantesimi vari, quindi non vi preoccupate. Adesso, prima di lasciarci, volevo farvi vedere un ultimo duello utilizzando la build che andrò a mostrarvi domani, ovvero un samurai con la spada elettrica, mettiamola così. È una build destrezza che sfrutta la incarnazione del fulmine per andare a causare danni altissimi, e sì, necessita di potenziamenti, quindi vedremo se gli altri giocatori faranno come faccio io oppure mi lasceranno potenziare. Vedremo. Rieccoci, adesso andiamo a fare un duello con questa build che necessita almeno di un potenziamento, ovvero dell'incarnazione del fulmine. Quello che vi voglio dimostrare è che anche andando in un duello senza spiriti, comunque gli avversari non mi lasceranno potenziare, ed è giusto così, perché io stesso d'ora in poi farò così con tutti i miei avversari. Bisogna cercare di utilizzare build con meno potenziamenti possibili, e anche se voi pensate che questo non sia giusto perché va in qualche modo a limitare la scelta di alcune tipologie di abilità, guardate che in Dark Souls 3, dal momento che hanno aggiunto le arene, è andata a finire esattamente nello stesso identico modo. Bene, possiamo startare, vediamo quanto ci mette. Ok, è partito. Stavolta ci ha messo leggermente di più. Secondo me molta gente lascia gli spiriti e non li cambia, quindi c'è troppa scelta su quel tipologio di duello e poca sugli altri. Adesso io mi potenzierò col fulmine. Vediamo se il mio avversario mi lascia potenziare. Incredibilmente sì. Ok, questo è il primo che incontro. Guardate. Adesso quasi al 100% perderò, ve lo dico. Anche perché è un mago. Va bene essere lenti, ma quella crepa. Ok, ho vinto solo perché mi si è buttato contro. Come vedete, adesso la gente non si potenzia più. Se la propria build ha bisogno di un potenziamento o di zero, è meglio, perché si combatte fin da subito. Lo so, non a tutti può piacere, però è così. Non ci si può fare niente. Questa è l'arena PvP. Era così in Dark Souls 3 e sarà così anche in Elden Ring. A molti non piace, a me sì. Anche perché adesso finalmente potrò fare delle build senza 2000 potenziamenti, cercando di sfruttare le affinità che fino a questo momento non si erano praticamente utilizzate, perché bastava mettere un'arma con sopra un'incarnazione e avere un danno esagerato senza che l'arma avesse quel danno di base. Ora quello sarà l'unico modo per risparmiare potenziamenti e sfruttare, diciamo, al massimo le abilità delle proprie build.
Detto questo, spero di essere stato chiaro nel farvi vedere quello che è il DLC che è stato aggiunto a Elden Ring. Come ho già detto all'inizio, al 90% di voi non può fregare di meno di tutto quello che è stato aggiunto. Però a me e a tutti i giocatori che vanno in multiplayer, questo sarà un'aggiunta ottima per aumentare quella che è la longevità di Elden Ring. Detto questo, qui dal maestro Bianperobbi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo ad un prossimo video.